Ancora in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano, sono in compagnia di Curzio Maltese. Naturalmente la manifestazione sta continuando, il no Berlusconi ed è. Noi vogliamo chiedere subito, immediatamente a Curzio Maltese un commento su questa giornata, su come sta andando. Beh, molto bene, sta andando molto bene, è una giornata storica, perché poi anche quando non ci sarà più Berlusconi ce la ricorderemo. Non perché abbia mandato a casa Berlusconi, perché è un'impresa al di sopra delle possibilità italiane in ogni caso, ma perché nella prima grande manifestazione autoconvocata dai blogger è l'irruzione di un nuovo modo di fare politica, ed è molto importante, è anche paradossale che avvenga in un paese dove internet non è così diffusa come in altri paesi. Diciamo, il movimento di riferimento più importante di questi anni, che è Move On negli Stati Uniti, è oggi, a distanza di pochi anni dalla sua nascita, una dei principali, diciamo, lobby della politica americana, ed è quella che ha portato Obama alla Casa Bianca. Quindi si tratta comunque per noi giornalisti di un fatto storico. Ecco, Curzio Maltese, il popolo viola in piazza, a Piazza San Giovanni in Laterano, è il segnale che sta cambiando veramente qualcosa qui in Italia? O almeno che c'è la voglia di un cambiamento reale? È cambiato moltissimo negli ultimi tempi, perché quello che sembrava una solidissima egemonia è franata poi in pochi mesi. Oggi Berlusconi ha veramente delle prospettive molto limitate nel tempo, comunque vadano le cose. Non durerà, e si sa che non durerà, e anche all'interno della maggioranza ormai molti, a cominciare da Fini, hanno capito che non durerà. Quindi questo crea un clima politico completamente diverso da quello che c'era solo un anno fa. Cioè si sta vivendo consapevolmente la fine di un periodo storico italiano che è durato quasi 20 anni. La manifestazione di oggi, da una parte, è la chiusura di quel periodo, cioè uno dei segnali di chiusura, dall'altro è l'inaugurazione di un modo appunto diverso di partecipare alla politica da parte di milioni di persone, delle centinaia di migliaia che verranno qua, ma anche di quelli che fanno politica oggi con nuovi strumenti di comunicazione con i quali tutti dovrebbero fare i conti. Quindi c'è una voglia di esprimersi, di far sentire la propria voce anche attraverso anche nuovi strumenti, la rete, internet, una voglia di dire il proprio pensiero, di esprimersi, di partecipare in maniera civica, in una presenza anche politica di questo popolo che è in piazza. Beh, diciamo, non ci sono gli strumenti che oggi ci sono dati, i vecchi strumenti che sono i partiti, diciamo, di struttura ottocentesca o novecentesca, i sindacati, hanno subito una mutazione, un allontanamento dalla società. La società è cambiata, il modo di lavorare è cambiato, oggi internet è il principale strumento. Tra l'altro, voglio dire, a me da un certo punto di vista dispiace, perché internet è anche la fine della carta stampata a lungo termine, o medio termine, speriamo a lungo, ma non credo, però questa è la realtà con la quale tutti devono fare i conti, noi giornalisti, chi fa politica, chi fa economia, chi si occupa di economia. Questo è il presente. Oggi finalmente entra il presente e il futuro nella vita politica italiana, che molto spesso è condizionata solo dal passato.